Bien, estamos en una de las conferencias de encuentro, el festival que se realiza simultáneamente, gracias a las ondas, en México, Ciudad de México, y en Italia. En particular, no está muy claro porque estamos repartidos por diferentes ciudades, pero encuentro tuvo su sede durante muchos años, ¿no, Bruno? Sí, siete años. En Perugia. En Perugia, en la ciudad maravillosa de Perugia, donde está la Universidad para Extranjeros. Y ahora encuentro está en este espacio nuevo que estamos encontrando y creando. El tema de esta mesa redonda era literatura e historia. Y se encuentran con nosotros Alessandro Barbero, historiador italiano querido por la casa, futuro autor del Fondo con dos libros que saldrán próximamente, el novelista y traductor italiano Bruno Arpaia, queridísimo de la casa, y viejo amigo y compadre, con otros dos libros que saldrán muy pronto en el Fondo de Cultura, y la jefa de todos, nuestra amiga compinche, camarada Elena Poniatowska, que en México no necesita presentación porque es más popular que Andrés Manuel López Obrador, o más o menos, ahí le llega, ahí se da un quien vive en términos de popularidad y amor por parte de los lectores. La idea pues es empezar a abordar, vamos a hablar cada uno nuestro idioma original, y vamos a aparecer subtitulados al italiano los hispanoparlantes, al español los italianos, aunque por razones técnicas también podíamos haber hecho toda esta mesa en español, pero hubiéramos obligado a que los italianos aparecieran con subtítulos en Italia, lo cual es medio criminal. La literatura y la novela en particular, y la crónica y la historia se han tocado con tanta frecuencia que es interminable la lista de aquellos libros que caminan apoyándose en un pie, apoyándose en dos, en tres, en varios. De alguna manera son géneros de rica interparticipación. Vamos un poco a hablar sobre esto. Alessandro, tú has practicado los dos géneros. Has escrito novelas, libros de historia académica, pero no demasiado académica, hay que agradecértelo, y libros de historia con mucha carga narrativa, en lo que podría llamarse una historia muy narrativa. O sea, has estado entre los géneros, usando uno, usando otro. ¿Qué te hace de repente favorecer un género u otro? È molto difficile dirlo in teoria. Hablo italiano perché io non potrei farlo in spagnolo. Bruno sì, però io non lo hablo, solo pretendo hablarlo. Quindi parlo italiano. Io direi che io sono uno storico. Fondamentalmente io sono uno storico e l'unica cosa che mi interessa veramente è la storia. E noi storici scriviamo. Fa parte del nostro mestiere. Ci sono altri studiosi che non hanno bisogno di scrivere come facciamo noi. Un chimico non deve scrivere. Un chimico pubblica le sue ricerche in articoli in inglese di poche pagine, pieni di formule, con 50 autori. Invece uno storico deve saper scrivere. E quindi è abituato a farlo. E sempre gli storici hanno scritto. Però parecchie generazioni di storici hanno scritto soltanto per parlarsi fra loro. L'ultima generazione di storici che hanno scritto soltanto per parlarsi fra loro è stata la generazione dei miei maestri, gli storici nati all'inizio del Novecento. Loro non avrebbero mai pensato di scrivere un libro per rivolgersi a qualcuno che non fosse uno specialista. E io li rispetto molto. Non gli importava nient'altro che la loro passione.
non gli importava nient'altro che la loro ricerca. Non avevano nessun bisogno di pensare questo libro mio sarà negli scaffali delle librerie, si venderà, guadagnerò dei soldi. Di tutto questo non pensavano nulla. Erano esclusivamente assorbiti nella loro ricerca e volevano comunicarla soltanto a quelle 100 persone nel mondo che potevano capirla fino in fondo. Noi, loro allievi, siamo corrotti, invece. Siamo corrotti da un sistema culturale che ci chiede di comunicare in tanti altri modi, che ci chiede di comunicare con un grande pubblico, che ci chiede di scrivere sui giornali, che ci chiede di scrivere per i ragazzi. E quindi comunque abbiamo dovuto sviluppare la capacità di muoverci a livelli diversi, però guai a confonderli. Appunto, bisogna sapere molto bene se il libro che si sta pensando di scrivere sarà un libro puramente accademico, e io ne ho fatti, Paco, tu non li hai letti, ma io ho fatto dei libri anche totalmente accademici che nessuno di voi potrebbe mai leggere, appunto, esattamente. Oppure un libro che contiene delle novità, ma che comunque può essere letto da tutti. Ecco. Il romanzo scatta quando tu ti accorgi che non hai delle cose nuove da comunicare su quell'argomento, nel senso che hai fatto delle scoperte, che hai trovato delle informazioni nuove, perché se tu studi un argomento e scopri dei fatti, delle notizie nuove, non devi scrivere un romanzo, devi scrivere un libro di storia, perché le devi comunicare in dettaglio, con le fonti, con le note a piè di pagina. Ecco. Ebbene sì, viva le note a piè di pagina, indispensabili, però succede anche che tu ti innamori di un argomento e cominci a leggere su quell'argomento, comincia sempre così naturalmente, tutti noi credo lo sappiamo, comincia con una passione per un argomento, per un avvenimento, per un personaggio, per un fatto, per una data, e tu cominci a leggere. E poi dopo un po', per me, scatta il discorso: ma io non ho niente da dire di nuovo su questo che possa interessare agli storici. Non sto facendo andare avanti la conoscenza di questi fatti in modo oggettivo, però me li sento dentro lo stesso e ho voglia di rivomitarli fuori dopo che sono stati dentro di me, e aggiungendoci non dei dati oggettivi, ma qualcosa di puramente soggettivo mio. E allora è il romanzo. Ecco, io direi che il libro di storia si sforza, non ci riesce mai, ma si sforza di essere oggettivo, mentre il romanzo ha la libertà di essere soggettivo. Però, ultimissima cosa, poi taccio, il libro di storia si giustifica da solo, contiene dei fatti nuovi, si giustifica. Il romanzo è sei tu che dici al lettore: questa cosa è tutta mia, ti assicuro che vale la pena di leggerla. È una bella scommessa, è un bel rischio. Devi averci messo qualcosa di tuo che vale perché il lettore accetti la fatica di leggere una cosa che è nata tutta qui dentro. Ecco. Bien, tenemos ya material para la polémica. Elena, tú has estado basándote sobre todo en tu inmensa y riquísima experiencia de hacer crónica narrativa, periodismo, etcétera. Y tú, bueno, ya lo has hecho varias veces en tu libro, querido Diego, pero tu último libro es un libro con una carga histórica enorme, porque te dedicas a explorar tus antepasados polacos, cuatro generaciones para atrás, cuentas cómo se imbrican contigo misma, cómo los vas descubriendo, cómo se te escapan, cómo los recuperas. El primer tomo ya está a la venta en México, va a ser un libro de dos volúmenes, y al fin resulta algo así como una novela histórica, ¿no?
Bueno, sí, lo que sucede es que como ya soy viejísima, que ya tengo, voy a cumplir 89 años, y nací, bueno, yo pensé, bueno, voy a averiguar al final de mi vida quiénes son mis antepasados o quiénes son, quién es Poniatowski, porque desciendo de esa familia, y descubrí que sentía una gran simpatía por Estanislao Poniatowski. Y además, bueno, para hablar de ti también debo recordar que una vez coincidimos en un avión a Cuba y bajaste tú las escalinatas del avión. Y por tu libro de Che Guevara y por muchas otras razones, se juntó una multitud allí aplaudiéndote y pasamos por la aduana. Pues yo aproveché también tu fama porque nos trataron muy bien. Pasamos por la aduana como si fuéramos, no sé, así, verdaderos ángeles de la guarda de Cuba, de la Revolución Cubana. Gracias a tu Che Guevara. Entonces, todo lo que es la historia, todo lo que es la vida de mi país, el hecho de venir y ser una niña de origen francés, pues me hizo querer conocer después, ya cuando tuve 18 años, y el convento de monjas y donde yo estudié, me hizo querer conocer a mi país y lo hice a través de entrevistas. Y en esa época no se hacían tantas entrevistas, no se hacían, no se, por ejemplo, no entrevistaban a Alfonso Reyes, a Octavio Paz, a Luis Barragán, a Diego Rivera, a David Alfaro Siqueiros. Entonces fue una novedad. Ay, se me seca la boca porque tengo un problema. En cuanto quieras, te detienes, De Elena. ceguera, perdónenme, es que tengo que tomar unas medicinas que te vacían de todo el agua de la tierra. Y entonces fue, para mí fue en primer lugar, pues amar a mi país a través de su gente, a este país llamado México, que era el país de mi madre, obviamente, amor y conocerlo. Y tuve la suerte de que mis grandes maestros, porque yo los iba a ver, me recibían muy bien, me invitaban a comer, seguía la relación con Alfonso Reyes, con Octavio Paz, con Diego Rivera, a pesar de que había pintado desnuda a mi tía. Entonces, con una serie de gentes que era de veras, pues un almacenaje de información inmensa, inmenso, y que yo finalmente agradezco muchísimo, porque mis maestros pues fueron extraordinariamente generosos. Me hubieran podido decir que no tenían tiempo y sin embargo siempre les dio como, siempre hubo una gran sonrisa entre la gente a quien yo acudía y yo, y eso me fue muy útil. Incluso hasta José Vasconcelos y los políticos, el hecho de ser joven, la juventud te permite impertinencias, te permite, y además también el hecho de ser mujer, de que nadie te vaya a dar una cachetada, ¿no? O nadie te vaya a decir, usted es un idiota, váyase. Y eso me ayudó el hecho de ser mujer también. Aunque las Mujer, mujeres digan eso. joven y guapa, que no se les olvide. Al rato pondremos una ilustración de la Elena periodista, que lo sigue siendo, a mí que no me digan nada.
¿sí? Pero le devuelvo la historia. Bajamos en La Habana y es cierto, estaba el Che, había salido el documental y fue paseo en gloria. Pero no les quiero contar lo que es entrar en la Feria del Libro del Zócalo con Elena tomada del brazo. Eso sí son multitudes y son fans. Elena, para los seguidores italianos, tiene una obra publicada en Italia a la que pueden acceder. Daremos noticias de su bibliografía italiana. Pero habiendo sido una periodista de mucho reconocimiento, salta a una fama popular inmensa con La Noche de Tlatelolco. La Noche de Tlatelolco es un trabajo periodístico para este país fundamental. Es el momento en el que, caída la dictadura de el horrible Díaz Ordaz, por primera vez hay un intento de contar qué fue lo que pasó fuera de la versión oficial. Y es un libro que debe tener como 40 o 50 ediciones. La última vez que por ahí vi un ejemplar, debe tener como 50 ediciones. Pero en este último libro, tu libro polaco, a mí como lector me sorprende los intereses múltiples que tienes y al mismo tiempo cómo es una revisión de tu pasado. Fíjense que hay algo muy curioso. Elena en México no es percibida como polaco-francesa, es percibida como absolutamente mexicana por tantos años de estar ejerciendo en México el oficio. Y de repente el lector de repente dice, ah, claro, por eso se apellida de una manera tan exótica, Poniatowska, ¿no? Y empieza a entrar en el rastreo de todos los personajes, pero además todos, porque el libro no tiene empacho en contar pequeñas historias familiares, cómo va descubriendo esto y perdiendo esto otro. Tiene un montón de trabajo de historiador hecho a lo largo de los años, ¿no, Elena? Bueno, eso, todo eso, tú porque me quieres, estás ahorita... Un chingo, tratando, te quiero. Tratándome con cariño y todo, pero se puede tener también una visión crítica y no... Yo lo que sí creo es que yo no creo en la autocomplacencia y además creo realmente que la manera de asumir a un país es entrevistando a su gente, tanto al albañil que anda por ahí, que tanto a la señora que limpia, que hace la limpieza, como a pues al mayor. Por ejemplo, yo entrevisté a don Daniel Cosío Villegas, que fue el mayor historiador, bueno, yo creo que es la punta de flecha de todos los estudios de historia en México. Y es importantísimo, pues era importantísimo que él me recibiera y me tratara con cariño, que así fue. Entonces, yo creo que esa multitud de palabras que yo he conservado y que aquí están, puede ser después una fuente de... Además hay anécdotas como la que tú dices, puede ser una fuente de información que sea valiosa, que sea a la que pueden recurrir estudiantes sin pensar que los van a morder porque es tan difícil entenderlo, ¿no? Volveremos. Bruno Arpaia, incursionaste en la novela histórica. Tu novela sobre la Guerra Civil Española, tu novela sobre Walter Benjamin, era una primera entrada. Pero tu última novela es un tour de force absoluto. El traductor que la está traduciendo todas las semanas manda mensajes de ya van 38 páginas más, es maravilloso, es maravilloso. Curiosamente saldrá primero El Vacío, ¿cómo se llama en español, perdón, Bruno? Energía del Vacío. La Energía del Vacío, una novela que ronda más con temas de ciencia ficción o de ciencia no ficción, de ciencia y narrativa. Pero en el último libro le metiste trabajo histórico y es
20 años jugando con ese libro, que yo recuerde. 11 años trabajando sobre documentos. No soy un historiador, no, tengo que hablar italiano. 11 anni di lavoro, non sono uno storico, quindi sono, come dire, un dilettante da questo punto di vista, però mi sono aggirato per archivi, per libri, saggi, immagini, per tirare fuori appunto questa storia stranissima che ha a che fare con quattro eventi agli inizi degli anni 60 in Italia, che era la morte di Mario Ciuga, il direttore del laboratorio elettronico dell'Olivetti, l'attentato Enrico Mattei e l'incriminazione per motivi futili di Felice Ippolito, che era il direttore dell'ente nucleare italiano, e di Domenico Marotta, che era il direttore dell'Istituto Superiore di Sant'Anna. Questi eventi succedono tutti in pochissimo tempo, in un anno e mezzo, e l'Italia da quel momento perde qualunque capacità di eccellenza nell'informatica, nel campo energetico, nel campo delle biotecnologie e anche sullo scacchiere mondiale, perché Mattei era un signore che, diciamo, faceva la politica estera dell'Italia in qualche modo. E quindi, come dire, un mio amico, un giornalista scientifico, mi insinua il sospetto che dietro questi quattro eventi ci sia una longa manus, una manus esterna, la mano della CIA, perché ovviamente chi si avvantaggia di questo ruolo mancato dell'Italia sono gli Stati Uniti d'America, perché poi compriamo centrali nucleari dagli Stati Uniti, la IBM prende il sopravvento sull'Olivetti, che aveva invece inventato e stava inventando il primo computer portatile, e via di questo passo. E quindi ho individuato questo signore che si chiama Thomas Karamessinis, che è detto Tommy il Greco, che era il capo della stazione CIA di Roma, che in tutti i documenti, perfino nei documenti della Camera italiana, era indicato come il signore che aveva scritto un rapporto sulla morte di Mattei il giorno stesso, ancora segretato, e che era fuggito poi il giorno dopo negli Stati Uniti e non si era più fatto vedere in Italia, quasi come se fosse un'accusa di averci messo le mani nell'attentato a Mattei. Per 11 anni di scavo nei documenti ho inseguito questo signore e ho scoperto che perfino il Senato e la Camera italiana dicevano era una fake news. Il signore se n'era andato il giorno dell'attentato a Mattei, era a Washington con una persona a pranzo, se n'era andato agli Stati Uniti 6 mesi prima, e nel giorno della morte di Mattei si stava occupando di una cosa ancora più importante, che era le armi sovietiche, i missili sovietici a Cuba, no? Che la Russia rispettasse gli accordi. E quindi, come dire, sono partito dall'ipotesi di un complotto, però i documenti, perché io penso che il romanzo ha un'etica e i romanzieri debbono avere un'etica, però i documenti mi hanno portato a tutt'altre conclusioni, no? Sarebbe stato facile accusare gli Stati Uniti di complotto, e invece probabilmente le colpe e le responsabilità di questo declino dell'Italia, perché poi dagli anni 60 in poi l'Italia è sempre cresciuta meno di tutti gli altri paesi, ha sempre avuto più difficoltà, proprio perché non ha puntato sulla ricerca scientifica, sull'innovazione, sulla cultura, sulla scuola, e invece la colpa fondamentalmente era degli stessi italiani. E sono arrivato, come dire, un po' a capire delle cose attraverso i documenti, un po' a immaginare, per cui è il romanzo, o a presumere sulla base di indizi documentali che per esempio la CIA nell'ultimo periodo non soltanto non abbia avuto nulla a che fare con l'omicidio di Mattei, ma che anzi forse la CIA cercava di proteggerlo in qualche modo. Cercava di proteggerlo dai suoi nemici italiani interni
e dai suoi nemici esterni, che probabilmente erano i servizi segreti inglesi, perché Mattei dava fastidio molto agli inglesi e per nulla più agli americani, con i quali era già arrivato un accordo, doveva andare negli Stati Uniti, incontrare Kennedy, avere una laurea honoris causa. Quindi, come dire, il compito del romanziere è certamente diverso dal compito dello storico di cui parlava Alessandro prima. Però anche nel romanzo, dal romanzo, io ho imparato tante cose nuove, leggendone e scrivendone. Non si scrive un romanzo per raccontare una storia, si racconta una storia in forma di romanzo per conoscere qualcosa che prima non si sapeva o che sarebbe rimasta nascosta senza metterla nella forma del romanzo. La bellezza del romanzo è questa, che essendo nato come un genere meticcio, bastardo, no? Dal Chisciotte in avanti, poi, come dire, abbia via via inglobato la poesia, il giornalismo, la scienza, come nel caso dell'altro mio libro, e la storia. E finisco per dire che proprio oggi forse è ancora più importante che il romanzo si abbeveri alla storia, in un periodo, in un tempo in cui siamo schiacciati sul presente, tutto avviene in tempo reale, e già soltanto il fatto di restituire un romanzo restituisce il tempo complesso, il tempo che può accelerare, decelerare, stagnare, un tempo con un passato e un futuro, già questo, come dire, scardina l'imposizione che ci viene dall'alto di questo tempo presente, il tempo che è appunto che è il tempo in cui c'è una specie di nostalgia del semplice. Cerchiamo di rispondere a un universo complesso con delle ipotesi elementari, e quindi è il mondo in cui prosperano le fake news, le post-verità, i complotti, i complottismi. E questo è importantissimo, e questo probabilmente il terzo termine della tavola rotonda era storia, letteratura e politica. Questa secondo me è politica, fare romanzo in questo modo significa fare politica nel modo più alto, significa cambiare l'immaginario delle persone. Tengo che confessare che io también he escrito libros con notas de pie de página. E non uso la nota di piede pagina, uso nota di piede capitolo per favorecer la lettura. Però la pregunta è quando, e sì, tengo mi versione de los hechos. Confrontato con la biografia di Villa, era tan brutalmente literaria. Villa era esto, Villa era polígamo, Villa no dormía en el mismo lugar donde se acostaba, Villa usó 300 sombreros a lo largo de su vida. Villa, el anecdotario era de una riqueza tan absoluta que la pregunta es, ¿aquí hay una novela? Y la respuesta es no, porque necesito la solidez de la realidad. O sea, con la pura solidez de la historia, basta. No necesito hacer elaboración literaria sobre esto. Sin embargo, en otros momentos de mi vida, me he encontrado que con el material de una investigación histórica sobre los años 20 en México, lo que tenía era flashes y materiales que solo la novela podía armar. O sea, tengo la sensación de que los libros te piden el formato a partir de la investigación. ¿Por qué? Porque solo la novela podía entrar en la profundidad del pensamiento de los personajes. Porque solo la novela podía especular libremente, ¿sí? Porque solo la novela te permitía rebasar la punta del iceberg. El iceberg está acá y es el hecho demostrable, comprobable, conocido. Pero acá abajo, ¿qué hay? Y que solo la novela te permitía este nivel de profundidad diferente que no te proporcionaba la literatura. Cedo la palabra, Barbero. Ma il tema è ancora quello che abbiamo toccato la prima volta che mi hai chiamato in causa, cioè la differenza fra un libro di storia e un romanzo. Ascoltando Elena e Bruno, abbiamo capito che in realtà ognuno di noi ha la sua idea
di dove si colloca il confine fra questi due generi e non si corrispondono affatto. Ascoltavo Bruno e lo storico che è in me inorridiva pensando, ma se tu hai veramente messo le mani nei documenti, negli archivi, e ti sei fatto una convinzione, tu sei partito sperando che la CIA fosse colpevole di aver ucciso Enrico Mattei, e due generazioni di italiani sono vissute sperando che la CIA, un giorno fosse dimostrato che la CIA era colpevole, e invece hai scoperto che non è così. E lo storico in me inorridiva pensando, e tutto questo l'ho scritto in un romanzo per cui la gente, vedendo che c'è scritto romanzo, non saprà mai che davvero queste cose vengono dai documenti. Tu hai un bel dirlo, magari lo dirai, che hai visto i documenti, magari li citi, ma al romanziere non si crede. Il romanziere inventa i documenti e inventa la bibliografia, come faceva Borges. E quindi il fatto che queste cose le hai dette in un romanzo squalificherà per sempre la ricerca che tu hai fatto di una verità che invece in un libro con le note a piedi pagina sarebbe stata molto più consolidata, avrebbe avuto molto più effetto. Dopodiché però lo storico in me che inorridisce riceve dal romanziere che è in me l'ordine di star zitto. Perché al romanziere non si può dire cosa può o cosa non può fare. Il romanziere ha il diritto di fare tutto quello che vuole. E se vuole sciupare un magnifico libro di storia trasformandolo in romanzo, ha il diritto di farlo. Nessuno può dare nessun ordine al romanziere, tranne uno: scrivi bene. Quello è l'unico dovere morale che il romanziere ha verso il mondo, di scrivere bene. Poi può fare qualunque cosa. E il fatto che diceva Paco che il romanziere ha la libertà di speculare è proprio questo, naturalmente. Il romanziere ha il diritto di arricchire la realtà. E, però anche lì è difficile. La realtà è qui è lo storico che parla. La realtà è già talmente piena di cose che diventano più belle proprio per il fatto che sono vere. Gli aneddoti in un libro di storia, beh, lì alcuni dei miei, non tanto dei miei maestri, i miei maestri la sapevano più lunga, ma qualcuno dei miei fratelli maggiori, colleghi della mia stessa generazione, ma un po' più anziani di me, mi dicevano: lo storico non deve lasciarsi trascinare solo perché ha incontrato una bellissima storia, un avvenimento curioso, un aneddoto. Non lo deve mettere nel suo libro solo per il piacere di metterlo. Se non serve a dimostrare qualcosa, non lo devi mettere, è di cattivo gusto. Io mi sono ribellato molto presto contro questa cosa. E adesso sono di una posizione totalmente opposta. Anche gli storici noi dobbiamo mettere nei libri i particolari che non servono a niente se non a farti dire: ma guarda com'è il mondo, ma guarda cosa può succedere. Ecco. Dopodiché questi particolari sono molto più pesanti se sono veri e quindi stanno in un libro di storia perché li hai trovati nei documenti. Inventarseli non è la stessa cosa. In un romanzo storico ambientato nel Medioevo io posso inventarmi qualunque cosa, gli omicidi più efferati, le vicende familiari più complicate, ma certe storie che io ho trovato vere nei documenti, quando io ho trovato quel processo del XIV secolo contro due contadini che avevano ucciso la sorella, l'avevano affogata in un lago, e quando i signori li processano e li interrogano e i due fratelli dicono: ma noi credevamo di far bene perché nostra sorella rubava non si riusciva a impedirglielo,
ed era stata già condannata una volta per furto. E nostro padre l'ha chiusa in casa e lei scappava di casa e andava a rubare. E noi ci siamo detti, ma se questa qui continua a rubare, la famiglia sarà disonorata. E nostro padre a un certo punto ha detto, basta, la prendete e la portate lontano dai monti, al di là dei monti, fuori dal paese, che se ne vada in un altro paese. E noi l'abbiamo presa e abbiamo cominciato a salire su, e salendo su ci dicevamo, ma non servirà a niente, tornerà indietro e si rimetterà a rubare e finirà che i signori la condanneranno a morte e la nostra famiglia sarà disonorata. E allora ci siamo guardati, siamo arrivati lì dove c'è quel laghetto, ci siamo guardati i due fratelli e ci siamo detti, senti, e l'abbiamo affogata nel lago, ma non credevamo di far male. E quando poi tu vedi i signori che devono giudicarli, che non sanno cosa fare, e convocano altri 15 nobili per sentire il loro parere, e poi il parere di tutti è che non bisogna condannarli a morte, perché sono degli ignoranti, analfabeti, e non l'hanno fatto per cattiveria, davvero credevano di far bene. Ecco, se io avessi inventato questa storia per un romanzo storico, varrebbe fino a un certo punto. Il fatto grandioso è che è vera, è successo davvero, e ci sono i verbali del processo in archivio che lo testimoniano. Quindi la libertà del narratore deve essere veramente formidabile per riuscire a superare quello che lo storico può trovare nei suoi documenti. Io terminaría añadiendo que no son oficios contradictorios, los ha vuelto contradictoria una concepción estrecha y académica. ¿Qué sería de un historiador si no usa las maneras de hacer de la literatura, si no cuenta de la manera más atractiva posible, si no introduce 11 personajes simultáneos, sino que les va dando su tiempo de narración? Y eso es literatura, no necesariamente historia, porque los hechos ahí están. Y que los documentos mienten con singular alegría. Lo que llamamos los hechos son versiones sujetas al pensamiento crítico del autor. Y en ese sentido, tú eres un hereje, porque tu historia de la batalla de Waterloo, tu historia de Lepanto, son historias de gran rigor de investigación, pero muy fuertes narrativamente, entre otras cosas porque pueden ser leídas por lectores a los que no les interesa en particular la historia. Sí, son de acuerdo. Paso paquete. ¿Cómo te sientes más a gusto? ¿Te sientes más a gusto en el periodismo que sigues practicando? Eres incansable. ¿Te sientes más a gusto en el reposo de escribir crónicas de más largo aliento o acercándote a la novela? No, me gusta mucho más la novela. No, me interesa mucho más la propia creación. Y en lo que decía hace un momento Bruno, no, es Bruno, sí, me recordé mucho a un escritor que nosotros tenemos en México, que escribió Noticias del Imperio, Fernando del Paso, y realmente recuerdo que mi mamá estaba muy escandalizada porque en uno de esos capítulos, se supone que es una novela histórica pasada a través de una novela escrita por un novelista, y entonces en un momento dado cuenta Fernando del Paso que Carlota, ya grande, estaba en su cama masturbándose, y mi mamá estaba escandalizadísima, me dijo, pero ¿cómo lo supo? ¿Cómo supo semejante cosa? Y entonces a mí me hacía sonreír, porque finalmente la realidad de la novela histórica puede atravesar todo y romper también una serie de creencias
que solo se puede hacer gracias finalmente a la creatividad del escritor. Y el primer libro que me regaló mi abuelo, Andrés Poniatowski, fue un libro de Jacques de Bainville, hace años, un historiador. Y he leído a historiadores, obviamente, pero siento que no se comete ningún crimen jamás. Un escritor, por ejemplo, como este Fernando del Paso, que ya murió al escribir él una novela histórica. Se suele decir, bueno, está lleno de mentiras, de falsedades, pero es lo que nos acerca a nosotros a después quizá adquirir un libro mucho más serio de historia, ¿no? Volvamos a los recovecos de este debate que podría estar horas desarrollando ejemplos, confrontando, etcétera, etcétera. Ah, ¿qué es la verdad? Es más verídico en términos de la percepción social. El Quijote o Cervantes, ¿qué es más verdad en términos de cómo la sociedad ve? Y yo diría que es mucho más verídico el Quijote que Cervantes. Está más asentado a partir de la lectura en el imaginario de la gente para establecer cierto falso. No creo que podamos usar las palabras falso para describir la manera como un novelista manipula la información. Es, como bien decíamos todos, es parte del derecho de la novela, el derecho especulativo, el derecho de retrucar. La clave es dejarle claro al lector en qué terreno está pisando, ¿no? O sea, lo que aquí se cuenta está tamizado por la literatura y por lo tanto no puede usted adoptarlo como el rigor supuesto de la historia. Pero muchas veces tampoco la historia puede aplicar ese rigor. Yo recuerdo que revisando documentos sobre las campañas de Pancho Villa, los periódicos de la Ciudad de México dijeron que Villa había perdido 3 veces la batalla de Torreón, a columna completa, letras de 85 puntos. Cualquier historiador despistado que trabaje en Hawái, por ejemplo, y que no tenga acceso al día a día, dirá, bueno, como demuestra la prensa mexicana, Villa perdió la batalla de Torreón 3 veces. Y no, la ganó, la ganó. Ojo con la seriedad de los documentos. Los productores de documentos son una punta de mentirosos. Mentirosos por razones de Estado, por razones políticas, por razones sociales, por razones económicas. Cuando tú perseguías Bruno Caramessini, que tiene una historia tan apasionante como con tus cuatro personajes italianos, estuvo detrás de las huellas del Che, estuvo en la contrarrevolución griega, ¿no? Hasta donde recuerdo. ¿Qué tal? ¿Los documentos eran fiables? Los mismos documentos degli stessi documenti, tengo che parlare italiano, gli stessi documenti della CIA, voglio dire, per esempio sul CE, è evidente che la CIA non aveva alcun interesse ad ammazzare il CE. E c'è un cablogramma che parte da Washington, da Caramessinis all'agente della CIA sul posto e gli dice: fa il possibile per salvare il Che, perché volevano portarlo a Panama a parlare con lui, perché Kennedy, Bob, aveva cambiato politica e voleva pacificare le cose con Cuba per vincere le elezioni del 68. Era cambiato tutto. E quindi anche lì la CIA, chi uccide il Che sono i generali boliviani. È la stessa cosa, però volevo dire a Alessandro, lui come si comporterebbe di fronte a questo fatto? Cioè, per esempio, faccio un esempio solo rispetto a Tommy il Greco. Tommy il Greco si dimette quando Nixon licenzia Helms, che è il suo capo, perché la CIA si rifiuta di coprire Nixon per lo scandalo del Watergate.
Karamessinis, che è fedele a Helms, si dimette dalla CIA. 4 anni dopo muore di infarto un giorno che è da solo nella sua casa di vacanza in Canada, 4 giorni prima che deve andare a testimoniare di fronte a una commissione della Camera americana sugli assassini di Kennedy e di Martin Luther King. Io riporto tutte le persone, 71 persone, che sono morte pochi giorni prima o pochi mesi prima di dover andare a testimoniare di fronte a quella stessa commissione. Allora, è evidente, io non troverò mai un documento in cui c'è scritto la CIA manda 2 agenti ad ammazzare Karamessinis e a far risultare che è stato un infarto. Però tutti gli indizi mi portano a quello. Se tu dovessi scrivere un libro di storia su quello, cosa scriveresti? Metteresti quei documenti, quelle 71 persone che muoiono, chi con un colpo di fucile, chi affogato in un lago a faccia in giù, eccetera, 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 7 giorni, 1 mese prima, tutti quelli che avevano avuto a che fare con la morte di Kennedy, il perito, cioè tutti avevano a che fare con quello, e anche Karamessinis muore di infarto a 61 anni, 4 giorni prima. Cosa fai se devi scrivere un libro di storia? Scrivi, metti quei documenti e dici tutto tende a farci pensare questo, però non abbiamo i documenti. Non avremo mai i documenti della... C'è un documento del servizio segreto, anzi del Ministero degli Esteri inglese, che dice la questione Mattei non possiamo più occuparcene noi, va passata ai servizi di intelligence. Interpretala questa cosa, che ovviamente non troverai mai scritto che i servizi segreti inglesi dicono ammazzate Mattei. Chiaro. Quel coso ti fa pensare che, però, per quel cablogramma del Ministero degli Esteri, però non hai la prova, non hai il documento. Il documento è questo, il documento è sempre interpretabile. E con un romanzo mi sono potuto permettere di raccontare l'ultimo giorno di vita di Thomas Karamessinis, come tutti gli indizi pensavano, perché ripeto, c'è un'etica, perlomeno io ce l'ho, con questa storia avrei potuto montare una storia alla Dan Brown, con grandi complotti, gli americani, gli inglesi, però, voglio dire, non avrei avuto nessun riferimento. Anche la nostra libertà di invenzione, per chi ce l'ha quest'etica evidentemente, ha dei paletti, ed è giusto che ci siano questi paletti, anche per noi romanzieri. Voglio dire, dato che mi hai tirato in ballo, prendo la parola io, Paco. Okay? Ma io direi questo: io non sono convinto che il romanziere debba mettersi dei paletti. Tu in realtà ti metti dei paletti perché hai paura di essere confuso con Dan Brown, ed è questo, è per evitare che il lettore ti confonda con Dan Brown. Magari rendersi quanto Dan Brown, però è quello che non vuoi scrivere un romanzo in cui accusi i servizi segreti inglesi di aver... Dovrei farlo per vendere quanto Dan Brown, non lo so. Però io ti devo dire che, secondo me, se tu hai... Intanto io devo dire che bisogna distinguere i documenti e i fatti. Cioè, salviamo l'esistenza dei fatti. Sono morti 71 testimoni, giusto? Lì 71 persone che dovevano andare davanti a quella commissione sono morte e tu l'hai accertato. Non si tratta di andare a vedere il verbale della polizia, insomma. In questo caso non stiamo parlando dei documenti, stiamo parlando di un fatto accertato, no? Un documenti bellissimi sarebbero se per caso qualcuno mai avesse chiesto ai membri della commissione: ma cosa ne pensate voi del fatto che muoiono tutti prima di venire da voi? Ecco, se mai qualche membro della commissione avesse dovuto rispondere a questa domanda, quello sarebbe un bellissimo documento, come quelli di cui parlava Paco. Quei documenti dove l'autore mente sistematicamente dall'inizio alla fine, e ci sarebbe però un bellissimo lavoro da fare su un documento così. Tu hai messo insieme una serie di fatti. Quei fatti non dimostrano al 100% che la CIA non ha ucciso Mattei e che invece ha ucciso Kennedy e che gli inglesi hanno ucciso... D'accordo, qualunque cosa sia al centro della tua ricerca, non lo dimostrano al 100%,
ma ti creano una convinzione. Allora, io lì sarei tentato, in effetti, sarei tentato di scrivere un romanzo dove aggiungo quell'unico documento che manca. Sarei tentato di scrivere un romanzo che racconta solo cose vere e documentate e aggiungere con l'immaginazione il collante mancante. Magari poi farei anche una nota in cui dico: guardate che questo, 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 questo e questo sono fatti, il resto è invenzione. Però in realtà questo si può fare anche in un libro di storia, ragazzi, cioè si può fare un libro di storia in cui si dice: io non ti dirò mai che è così, però guarda tu stesso i fatti e deduci tu che cosa si può dedurre. Scusa, al finale stiamo parlando todos de lo mismo, della libertà di contare historias. Tengo muy presente la historia de Vladimir Bogomolov, novelista ruso, que escribe una novela de espionaje militar el verano del 44. Y es una novela, entra en la cabeza de los personajes, debate sus motivos para estar ahí. Y cuando se publica en revistas, vende 2 millones de ejemplares. Y le llegan críticas de los lectores. Y durante un año está desesperado porque encontraron 2 errores en su novela. Un pájaro que graznaba, pero que no se podía oír a la distancia que él dice en la novela. Y un árbol que en esa región no existe. Estaba indignado consigo mismo, porque al mismo tiempo que era una novela y que nadie le cuestionaba las reflexiones sobre uno u otro de los personajes inventados, le encontraron 2 errores. A mí me pasó lo mismo. Yo recorrí la Ciudad de México viendo las redes de tranvías que no existen. Paseaba con Paloma por la Ciudad de México y decía: mira, el tranvía paseaba por acá. Y Paloma me decía: ¿qué tranvía? Aquí no hay tranvías desde el siglo XX, el principio del siglo XX. Pero yo sabía, no había carritos de mulitas. Empezaba a ver Ford T. O sea, el rigor del novelista también existe, y es importante el rigor del novelista. Por ejemplo, yo me peleé mucho con la novela de Del Paso, porque cuando cuenta la intervención, el conflicto de Camarón entre la revolución liberal y la invasión francesa, se inventa el número de mexicanos, les hace caso a los legionarios franceses, y dice 2,000 mexicanos, y no había 2,000 mexicanos. Reconstruir las guerrillas de la época en un libro de historia, y no lo sabía, había 400. Entonces el rigor del ficcionador también existe y forma parte de la trama y del juego. Tú, Elena, contrastaste mucho los datos de tu historia polaca, o dejaste, tal como te iban viniendo, los ibas acomodando, aunque algunos fueran contradictorios. Mira, es que yo tengo un abuelo que escribió sus memorias, Andrés Poniatowski, y tuve un primo, Michel Poniatowski, que fue ministro en el gobierno de Giscard d'Estaing durante varios años, ¿no? E hizo todo el trabajo que no quería hacer Giscard d'Estaing. Entonces él además había escrito una historia de sobre Alaska hasta Tierra de Fuego, ya como joven investigador, ¿no? Después llegó a ser ministro y siguió escribiendo varios libros que a mí, amigos franceses venían y me decían que él era reaccionario. Pero yo no creo, yo creo que en México hubiera sido bastante revolucionario. Vi como las historias, te digo, mi base para cualquier historia son las lecturas. Yo no sabía eso que tú me dices de Fernando del Paso, a quien yo entrevisté y quise y leí. Así que yo estoy segura que hay muchísimos errores en los libros en los libros de México, pero también en los libros que se hacen en Francia, ¿no? No creo que porque estén en Francia estén libres de errores, ¿no?
Y tengo que decir que a mí la novela de Del Paso me gusta mucho, ¿eh? Ah, lo que qué pasa bueno. es que como trabajé la misma época como historiador, no podía dejar de no pelearme con él, como algunos libros de Martín Luis Guzmán que me gustan mucho, pero que trabajé la misma época como historiador y tienen muchos agujeros. Pero bueno, al fin y al cabo, no quita que los aprecie y que me gusten. Claro, bueno, Jorge Castañeda, que obviamente no coincide contigo políticamente y no coincidía entonces, en un restaurante, recuerdo muy bien, que se levantó a felicitarte. Él hizo un libro sobre Che Guevara y se levantó a felicitarte por tu libro, por tu libro tuyo, el de Che Guevara. Entonces hay cierta también, yo creo que debe de haber entre historiadores, pues cierta, no complicidad para nada, pero sí cierta admiración que tiene que ver con la nobleza propia, ¿no? Y generosidad, yo diría. Yo le devolví la diciendo que tuvimos un pacto de caballeros mientras escribíamos los libros, en el cual si encontrábamos un documento, no era tuyo o mío, era de todos. Ahora, la interpretación es la interpretación. Y eso de que mi ex amigo, pues, ¿qué será? ¿Tu muy amigo, Elena, o qué? ¿Cómo? Jorge, ¿es muy tu amigo? No, nunca lo he visto. Bueno, lo vi contigo allí en ese restaurante. Tienes suerte. Compañeros, estamos sobre el tiempo. Si quieren hacer un breve resumen de despedida, vamos en el mismo orden en el que empezamos, ¿no? A Alessandro, Elena, Bruno y ya. Va bene, dai. Allora, abbiamo parlato anche di diritti e di doveri. Tu hai parlato del dovere, il rigor del ficcionador, il dovere dello storico, del romanziere di dire le cose giuste, ma intendiamoci, è un dovere dell'autore di romanzi storici, non del romanziere in genere. Il che ci fa capire che sono due cose molto diverse, il romanzo storico e il romanzo senza altre definizioni. A questo corrisponde un diritto del lettore, il quale quando legge un libro di storia ha il diritto di fare la domanda che aveva fatto la mamma, mi sembra, di Elena, come lo supo? A un libro di storia sempre il lettore deve chiedere come lo supo, mentre non ha il diritto di chiederlo a un romanziere. Bien. Elena, para cerrar, ¿cuándo tenemos tu tomo 2 del libro polaco? Pues yo creo que a principios de la semana que entra, del año que entra, es wishful thinking lo que te estoy diciendo, ojalá, pero yo creo que por ejemplo en mi pasado hubo historiadores, aunque yo no lo sea porque no soy académica de nada, soy de convento de monjas y ahí te enseñan a rezar y nada más. Entonces, pero tengo una verdadera pasión, reverencia por la historia. Mi padre estaba suscrito a una revista francesa, Historia, en otra que se llama Histoire. Entonces bueno, yo creo que cualquier literatura siempre sale de la historia. A mí no me gustan tanto las biografías. Me gusta que un libro esté encajado en el contexto de histórico, sobre todo de un país tan nuevo y finalmente joven, a pesar de Cristóbal Colón, pero finalmente joven dentro de la literatura y joven dentro de la ciencia y joven porque por sus escasos recursos económicos o sobre todo por su corrupción. Hemos tenido malos dirigentes, malos presidentes, malos políticos,
como país de América Latina, porque todos los países de América Latina también han caído en lo mismo, pues eso también nos ha retrasado mucho y nos sigue retrasando, ¿no? Bruno. Ahorita, si pienso en este general Cienfuegos, que lo mandan a su casa, no entiendo qué diablos está haciendo en su casa, no entiendo por qué mi gobierno no tiene una reacción más fuerte. Lo mismo que con Loyola, otro funcionario, entonces si se pasa los malos actos de los funcionarios, pues no sé hacia dónde nos dirigimos. Es un tema muy mexicano, pero esperamos que se le abra de inmediato la investigación en México. Se supone que hay un expediente en camino para el general Cienfuegos, exministro de la guerra, que ha sido acusado en Estados Unidos de convivencia con el narco. Bruno, ¿cierras? Sì, semplicemente tornando sul problema della verità, che adesso non vorrei fare, insomma, c'è la famosa citazione di Aristotele che diceva che la storia si occupa del particolare e la poesia, e quindi la letteratura si occupa del generale, dell'umano, no? E quindi sono due verità, si cercano due verità diverse, una è una verità concreta, fattuale, l'altra è una verità, quella del romanzo, è una verità estetica, etica, se volete. Io non so se queste due verità siano conciliabili e se sia impossibile conciliarle. Come dice Javier Cercas, però forse i libri impossibili sono gli unici che vale la pena di scrivere. E per citare o fare un'ultima citazione, io penso che poi alla fine quello che facciamo noi romanzieri, come diceva Vargas Llosa, è mentire con conoscenza di causa, ma mentire alla ricerca di quell'altro tipo di verità, quella verità etica ed estetica che è universale e generale, a partire spesso proprio dai libri degli storici a cui siamo debitori perché prendiamo materiale da loro. Evidentemente. Ok, cierro diciendo que yo los quiero mucho a los que están aquí en esta mesa redonda. Adoro a Elena porque es una trayectoria impecable y maravillosa en las letras de nuestro país, recibida por los lectores con verdadero júbilo. A ver cuándo paseamos de nuevo, tomamos del brazo por el Zócalo en cuanto la pandemia nos deje. Estimo profundamente a Barbero porque me parece un hereje en términos de cómo cuenta la historia y porque me reveló cosas que en los otros libros no me habían revelado, como que los bárbaros no eran tan bárbaros como parecía y que el Imperio Romano no lo tiraron a los malos gustos sexuales de los Césares, sino otra serie de complejas razones. Y estimo profundamente a Bruno Alpaya, cuyas novelas me han iluminado muchas veces a lo largo de mi vida. Su reflexión sobre Walter Benjamin y la incapacidad de un cierto intelectual para sobrevivir a la realidad me pareció conmovedora cuando la leí. Y espero con ansia su próximo libro que se va a llamar en español. La energía del vacío, ¿eso o el otro? Eso de que Nuevo, hablamos. el que estuvimos Quello hablando. di cui abbiamo parlato se va a chiamare in italiano è Il fantasma dei fatti, che è una cosa di Sciascia, una citazione da Sciascia. Il fantasma de los hechos. El fantasma de los hechos. Esperamos que tanto los lectores en Italia como los lectores en México, como todos los demás que se quieran subir este caballo, hayan gozado esta mesa redonda para el Festival Encuentro. Muchas gracias a todos. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Nos vemos Vamos. luego. Muchas gracias.